c'è un sacco di gente che ha voluto partecipare a questa nostra festa, una passeggiata, un panini, poi avremo l'osservazione degli astri, le campane di tibetane, insomma una bella serata. Il Comitato La Valle delle Piagge ha festeggiato a modo suo lo stralcio di vignoli dal piano regionale Cave, una camminata notturna per quello splendido paesaggio che il Comitato ha inteso difendere con le sue numerose iniziative, terminata poi con la degustazione di prodotti tipici, l'ammirazione delle stelle e tanti altri momenti per stare insieme e ribadire il legame con uno degli scorci aritivi più belli e caratteristici. Noi quando ci siamo tutti attivati per la tutela di questo territorio, indipendentemente dal fatto che io ci sono nata e quindi può essere anche una questione personale, di fatto oggi il risultato che abbiamo conseguito è la prova provante che questo territorio vale e ha una sua valenza fondamentale, che è quella proprio naturalistica e soprattutto paesaggistica e agricola, insomma. Se poi vogliamo andare avanti, sicuramente noi ci siamo. Stasera la dimostrazione che abbiamo lavorato bene e che quello che è venuto fuori non è stato solo una questione di campana, di campanilismo, di una parte, di una minoranza. Questa è la cittadinanza che comincia a fare politica attiva, ma politica attiva del territorio. Quello che noi all'inizio, se vi ricordate ad aprile nelle piagge, quando eravamo lì a sventolare le bandiere gridando non giustizia ma tutela, oggi siamo qui a dire noi ci siamo, non è finita qui, è un bel risultato, però dobbiamo essere presenti a tutelare e mantenere la bellezza di questa zona. Noi ci impegniamo, è un comitato molto attivo, un direttivo che siamo noi, ma è composto da più persone, diciamolo, e hanno tutti una bella professionalità, un bel impegno, per cui ci abbiamo scommesso e speriamo di arrivare a questo bellissimo risultato, che sarà quello di toccare la terra e guardare il cielo e le stelle. E ha vinto soprattutto le future generazioni. Lasciamo alle future generazioni questo angolo di paradiso che ha delle prospettive anche economiche dal punto di vista turistico enormi. Quindi è una vittoria della cittadinanza, una vittoria di tutti e una vittoria, ripeto, delle future generazioni. Questa manifestazione che si è fatta stasera, questa passeggiata lungo le piagge, si è potuto vedere l'ambiente, il luogo, si è potuto gustare tutto quanto. È la dimostrazione che la nostra battaglia è una battaglia di civiltà, che la facciamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, e dovrebbe durare per sempre, perché questa sarà la prima delle iniziative che porteremo avanti anche negli anni.